This is Val Gardena. You can find some of the best skiing slopes and scenic trails here in the Italian Alps. The Dolomites are part of the UNESCO World Heritage and attract thousands of people for a short few months each summer and winter. People living here don't only speak Italian and German, they also speak Ladin with a D, which is a Retro-Roman language spoken by 35,000 people across the world. In February 2019, a local newspaper published this picture, slating Val Gardena. Alto Adige claimed Val Gardena is out of control and overstrained by the amount of tourists. Most importantly, this newspaper got it wrong. They did not take the time to check the facts, and the proof picture, published along the article, was not even taken in Italy. I can also adorn mir de plo. Mir pro discriminé kike van ma li propi so van la masse de gent que van nombre il problème. A ja kan also non punya kaplo un rapport con la persona que van. Es ist ganz schön gesagt, dass man einen Qualitätstourismus haben will, aber wenn die Leute nicht zu leben haben davon, nachher fällt sie auch nicht. La gente si è aperta. Siamo aperti a nuove idee, nuove sfide. In this documentary, I will take the time and investigate how the situation actually is in Val Gardena. I will talk to the locals about their experience and I will ask them in what way they feel tourism shapes and changes their life and culture to this day. Simbolicamente, diciamo, comincia il turismo di Gardena con l'arpizzeria del Saslong del 1869. Ai 30 d'agost, da perto di Paul Roman. Il cominciamento del turismo è proprio lì al cominciamento dell'alpinismo e al sviluppo dell'alpinismo. Il turismo e l'alpinismo hanno cominciato anche le Alpi del West, a già che lo fa i crepes più alti. E tanto al dut, gli inglesi fanno interessare a arpizzare su i crepes più alti e a ai conquistei coca di joa a ruves un sta pizzas kanke duta kala pizzas vor an ihr dach pizzedes so eis pusta klo plünka ias kuviert sta montes kaprei vor schall di particulares sagen wir der richtige Durchbruch des Tourismus war dann in den 60er 70er Jahren, ne? Und danach hat sich, sagen wir, die Bilanz mehr zum Tourismus. Meine Mutter ist nach Wolkenstein gekommen, nach dem Zweiten Weltkrieg, und hat etwas gesucht, um das Leben zu meistern, und hat dann erst mit einem Kinderheim angefangen. Und dann hat sie in zweiter Linie oder nachträglich hat sie dann, ist sie auf ein Hotel übergestiegen. Kisch Kunia, Kisch vor der Grenzen Jauriske, oder die Jung Laurela, ich soll die Papudeiste. Truppeine so o Mangjang duten den sta i poti savoir me fun kschl vor truppe jansch kei lo kalti des turbo ai par kal sai spusta kloka i klo vor me fun sch ke di jong na carta blanca u la ke il vor mo truppe das kuvierge te gradai na voll bil na situation kun lachte janat kun la kierna il vander auteres che la gente si spostò a Bilda Gardena, già ora di Gardena, e unia poi notte di Gardena, portando, diciamo, sviluppi culturali da ora di qua. Ma con i turisti, sembrano, fanno confrontare con persone che non fanno niente. Se parlo della scuola di sci, di quando ho iniziato io negli anni 70, sabato e domenica i maestri erano a casa, andavamo a sciare per conto nostro perché non c'era lavoro. E una volta il cliente arrivava e stava 3 settimane, che per la scuola di sci non era l'ideale perché facevano il corso 1 settimana e per 2 settimane sciavano per conto loro. Adesso abbiamo cominciato ad accorciare sempre di più, siamo arrivati anche a 3 giorni, no? Questi short stays che sono sicuramente per un cliente il massimo, perché viene magari 5 volte in una stagione, 5 volte 3 giorni. Il lavoro è cambiato. Man muss bedenken, dass Grün total am Anfang war in der Zeit und der Tourismus hauptsächlich in andere Teile von Südtirol war, wie Gossensass oder Meran, wo man halt mit dem Zug hinkommen ist. Und nach Grün hat man ja, hat es eine ziemlich lange Fahrt gegeben, und deswegen
war Gröden eigentlich ein bisschen rückständig in der Beziehung. Und das hat sich dann mit der Zeit entwickelt, vor allem mit dem Auto hat sich ganz stark entwickelt. Und hat, sie hat halt drinnen angefangen in Wolkenstein und hat das dann weiterentwickelt. Dann hat sie meinen Vater kennengelernt und dann haben sie das Hotel vergrößert und inzwischen haben das viele gemacht und Wolkenstein ist von einer Almwiese zu einem Dorf angewachsen. Von jedem, der in Gröden wohnt oder lebt, der wird von Tourismus beeinflusst. Wenn jemand auch nicht direkt damit zu tun hat, dann ist er Heuchler, wenn er sagt, er wird nicht von Tourismus beeinflusst, weil er sicherlich mit Kunden zu tun hat, die mit dem Tourismus leben. Und je mehr Leute mit dem Tourismus leben, umso mehr Kunden hat man. Also sicherlich ist mein Leben auch vom Tourismus stark beeinflusst worden. Io sono nato nel turismo perché i miei genitori avevano una pensioncina, poi hanno comprato un albergo, io avevo allora 12-13 anni, avevo poi incominciato così d'estate un po' a dare una mano in albergo e poi sono cresciuto dentro, ho incominciato poi a fare il cuoco, dopo 3-4 anni che facevo il cuoco ho smesso e mi sono spostato un po' sulla direzione di dirigere l'albergo perché ho avuto la fortuna di avere un albergo. Poi pian piano con gli anni ci siamo ingranditi sempre di più, adesso ho 2 alberghi e sono proprio dentro full time. Kulturell, glaube ich, ja, bringt der Tourismus sicher eine Öffnung zur Welt, okay, aber es gehen natürlich auch Brauchtümer, die gehen dann verloren oder werden eigentlich nur mehr als Folklore angesehen. An example for this is the traditional dress of Val Gardena. At the beginning, it was very simple, made of loden, how you can see it in many other mountain villages. But as time went on, it became richer and it was designed to be shown. And it was mainly shown to people coming over here. Il campo turismo di hotel già da saurida lauch, ma è proprio me faccio lauch prima davaniacek, prima davania mi studio, per poter studiacek e come lauch, sang in mi studio, dan fe niacul turismo. E perché è proprio me frutal turismo, proprio me che ti mangi anche studiare. Per il mio bar, per esempio, la stagione estiva è quasi più importante di quella invernale, perché d'inverno la gente viene per sciare e basta. D'estate c'è tanta gente che passeggia in paese, che gira qua, no? Che per me è un vantaggio, no? Però anche qui, per esempio, con i collaboratori non è così facile trovare gente del posto, perché i ragazzi fanno anche la scuola alberghiera, però tantissimi dopo non vogliono lavorare sabato e domenica perché hanno tutti gli amici che sabato e domenica sono liberi, perciò preferiscono magari prendere un'altra strada. Quelli del posto poi fanno parte del gruppo di ballo folcloristico, fanno parte della banda musicale, l'altro della squadra di calcio, allora bisogna vedere, questo ha bisogno del pomeriggio libero per fare gli allenamenti, l'altro ha bisogno della sera libera perché c'ha le prove con la banda musicale. Però si cerca sempre di gestire il tutto e di riuscire anche a dargli questa possibilità, perché penso che sia importante anche per i nostri ragazzi riuscire a mantenere queste tradizioni, questi hobby. Kaji riadi mengshila sambankl avra bu choktan fluences dan talutan gotla rujneda kun chokta paroles kvantau su tladin da parole italiane, parole tedesche, salì da qua anche parole inglesi, quanto al sud ladin, sono una chic cultura, pudo assignarli, a già che suons vanno anche fatte manifestazioni della nostra cultura per i turisti. Skiing, the attitude towards skiing and sports in general changed after the beginning of the 19th century, shaping the view we have of it today. But it hasn't always been like this. Dijon, j'ai crêpe, j'ai coulé l'ouest, quelquefois on a sorti pire de temps,
kein Verbau, so Artisans, wo ja ein Spital, da ist auch nicht die Junge, da ist ja die Bergstadt, die Laure, die Laure ist ja so die Champs. Und da ist ja so, dass ich krepp, Sacrileg belau, jacques uns mit dort prikul prania in prdor mit temp in davanionia. Kel samuda promo doc dijon l'arpitze da porto a ung, par exemple, par imaina crap na fontana da davani. Il mio rapporto col turismo, io vivo del turismo chiaramente, perché sia d'estate come guida alpina e poi anche come maestro di sci d'inverno, diciamo, vivo proprio di questa, del cliente che viene da noi in montagna. Senz'altro il turismo è un po' la base per poter lavorare nel nostro mestiere, perché senza turismo, senza i clienti, noi non possiamo lavorare. Durch die Masse gekommen und immer mehr und mehr. Es war die Zeit, wo die Inflation dann bis 20% war und die Preise sind von Jahr zu Jahr gestiegen. Es war auch kein Problem, weil die Leute sind gekommen. Wenn wir um 6:30 das Büro geschlossen hätten, haben wir auch nicht schließen können, weil so viele Leute waren, die noch Zimmer wollten. Das wäre heutzutage nicht mehr zu denken. Aber natürlich durch die Digitalisierung hat sich das grundsätzlich geändert. Aus so einer Struktur aus einer Standtakel, klarer per Gardena, ich fäsch Marketing per tutta la Gardena. La liest touristik, so kruzia plus de la gente qui est pas sul post, c'ala de matragi manifestations, de abeli luk, de c'ala ekels nia auch kien klo disabel, a ja knaus a bon, knaus un kum das nia auch was gwang uniang, i kall je prnaus na grandische Marikatsa, a ja kall ulang dich paranian grum c'ala dit Marketing. Gardena fa forman moinant, Gardena sa for da sang, da da fe, die an istanta kog dit i una schu da sang tourism, Liebel Stadt Dant, mal Tourism da dem Björn, hier die Anistanta Roa, kui Campionats Mondiali. I ponadal do, hier lut kschu uni an, siba kok Hotel, kang kok Plan Sportamonch. I sang uns nauso duit, ke il un Argenten cher Limite, i kas jedrat nie abluginant, sang uns nauso chaledet nie, i auze la qualità d'antalut, quindi nie quantità ma qualità. Per quel motivo c'è l'ongs da sang da di, c'è questa natura unica, c'è omenaus da questa Dolomites, ma d'antalut da Gardena, a già che la Montes, che ong da Gardena, tan imponenti, che riconoscono da sang, che c'è l'ong o le odlas, che ha nia duc, c'è una bella cultura da via, c'è l'ert, Nós um música, nós um belo museu, nós vivemos dentro do tlo, tlo da Gardena, vive 10 mil pessoas do tlo, que há da San Jung, se vale, que chala da San Jung, se vale, e nós um Jung, que se não vai nas crie, e é bom nicho, a já que tanto e se não os putzang, nós não são a viver tlo, pero o longo se latni, nós um pó. I kaži jen lauch, kun čala de fe, de ang sensibilizem pojisnja uvaz. With tourism comes also the interest from international companies to be present in this area. Abbiamo scelto Ortisei per una serie di fattori legati soprattutto a questa posizione dove siamo oggi presenti con questa struttura che è un motorhome, si chiama Jaguar Track, è una struttura itinerante che si sposta e ha bisogno di spazio per poter essere installata, per cui Ortisei era il posto giusto con la massima visibilità sulla strada principale e vicino al centro. Il consorzio raggruppa diversi altri paesi, Santa Cristina e Selva. La scelta di Ortisei è stata una scelta quasi voluta dal fatto che è il paese più importante a livello di quantità di traffico di persone, di possibili acquirenti o possibili persone interessate al nostro target. Abbiamo considerato diversi fattori, in realtà come potete immaginare per un'azienda come la nostra essere presenti in un periodo invernale, per cui creare un progetto winter tour è fondamentale, sia in ottica di business che in ottica anche solo di visibilità nell'ambiente automotive rispetto anche ad altri competitor. Il consorzio per noi è un partner col quale lavoriamo,
Il consorzio ovviamente ha degli obiettivi strategici anche a livello di turismo per i vacanzieri. Noi abbiamo obiettivi a livello di business che possono essere calcolati nella visibilità, per cui nei prodotti ATL, ma anche in ottica di raccolta dati, raccolta di persone che sono interessate ai nostri prodotti Jaguar e Land Rover, sia in ottica di acquisto che di interesse. Prima avevamo solo tedeschi e italiani, adesso abbiamo un pubblico internazionale, troviamo quelli dell'est, l'Asia, africani, americani, c'è un po' di tutto ormai. Il turismo si è cambiato in questi ultimi 10-15 anni assai. Ha incominciato prima a essere una zona di villeggiatura dove la gente veniva 2-3-4 settimane. Questo nell'andare avanti negli anni è cambiato molto, adesso abbiamo molto gente che viene a fare una o due notti e il trend va in questa direzione qui. Finché avevo solo gli alberghi vedevo le cose da un lato, adesso che ho anche le funivie mi sento spesso come seduto su due sedie, non so se stare a destra o a sinistra, perché certe cose che vanno bene per gli albergatori non vanno sempre bene per il gestore delle funivie. Io sono sempre laureato nel campo del turismo e studiato a Rusnedas, già che ho in contatto con un gruppo di gente, con un gruppo di Rusnedas. Fossi in ascolta in Saldau, tra insegna, se si studia il demo che l'insegna da lì, ma sembra che il contatto con la gente a sgur muda anche meno. Mia famiglia non è direttamente al turismo, anche se sembra che si vive in una maniera un po' si batucca dal turismo, ma vive anche i vantaggi e i disvantaggi del turismo. Se si vive la stagione, la stagione di inverno e la stagione da dinsta i trame due stagioni rati fanno più corte, lì dunque il mo stagioni, ma la stagioni è più lunghe, il stacca bel plan, bel aua dum. Ma noi sentendo un coque cittadini di Gradina, canca o dunque gli attempts o la che gli tutti plan, i tutti anche la osteria, i tutti da viert, o canca la stagioni è più chieta e gli scialdi manco genti. E tutti i sarassù. Se giungi un po' in grungenza, un po' saggi a China, un po' saggi a spevere, c'è più movimento, c'è più la gente di Gradina, siamo forse più diciamo, da stufe, ma c'è un'altra volta che sta fuori e che diciamo, per la sera, anche per gli stuverti, posso un po' c'è un'altra proprio anche già ora da casa, già a Bozang, già a Prisnum, che la città, i rati proprio che li adrat, che vivono in un posto che li chiede e che la natura è al primo posto. I rati che li propiti bujang di gite in varie riversi, no? Sibe per via la natura, sibe per le risorse naturali, io penso a lega, io penso all'aria, io penso a Samont, la civilizzazione, d'entre virgolette, va fort più in su, non è più di un luogo, anche scelta l'auto, o la che la natura è bemogneta, o la che i tiri sono bemogneta. Sicuramente il problema del turismo di massa è un problema. Il grande problema, credo, è il traffico e soprattutto i passi, perché abbiamo un passaggio, soprattutto, diciamo, molto d'inverno, per esempio, passaggio il sabato, che è un grande problema quando arrivano dalle altre valli, ed estate sicuramente il passaggio sui passi, perché c'è tanta gente che vuole vedere questi bellissimi posti che abbiamo. Noi da alcuni anni abbiamo il sistema di bus tutta Gradina, tanto per diminuire il traffico, perché
also massa alti e in Schilang no sta una decisione vor una decisione de marketing che duci snios che van a dormit gardaina che kai già pa la carta per il bus e poi in Schila viaggia te gardaina king su dai pas de band no sta junkel a ciò che snios lascia l'auto dal hotel canche rua e che ha anche portato frutti, non sono due propri ultimi anni, che è veramente scelto di diminuire il traffico, ma ha un momento il problema che ha un buon gran traffico che vanno ora da qua. Das kann man nicht lenken, ganz klar gesagt. Die, also ich weiß nicht, in Grün sind glaube ich 18.000 Betten und die will man füllen, da ist noch Gleichwert kommt. Und die Preise seien laut Wirtschaftsregeln hängen von Angebot und Nachfrage ab. Und wenn alles voll ist, dann gehen die Preise hinauf und wenn es nicht so voll ist, dann gehen sie runter. Wenn du jetzt mehr Dienstleistungen an die Touristen gibst und die mehr Leute, die anfragen, sagen wir so, ist besser geworden, mehr Leute, die anfragen, die machen die Preise steigen, weil eben das Angebot für nicht so viel ist. Aber in dem Moment, wo Grün in so einem Karussell drin ist, wie das mit die Super-Ski ist, das ist das größte Karussell von Europa, Skikarussell von Europa, müssen die Massen da sein, nichts mit auswählen. Es ist ganz schön gesagt, dass man einen Qualitätstourismus haben will, aber wenn die Leute nicht zu leben haben davon, dann fällt es ihnen auch nicht. La gente è cambiata. La gente una volta veniva qui per fare le ferie, per godersi questo lasso di tempo dell'anno che avevano a disposizione e spendevano forse qualcosa in più anche. Questo è cambiato, la gente adesso ha sempre fretta, i soldi si sa che sembra che non bastano mai e il cliente ha sempre la sensazione che potrebbe ricevere qualcosa in più per questo che spende, per cui lui è sempre alla ricerca di qualche servizio in più, qualcosa che potrebbe... ha paura di aver pagato e forse non ha consumato tutto e questa è una problematica che noi dobbiamo imparare a... da una parte accettare, dall'altra parte dobbiamo capire come soddisfare il cliente, perché solo un cliente che è soddisfatto è un cliente contento che poi anche è disposto a pagare una certa cifra. La gente vuole fare di più la unicità delle cose, in un posto già che è bello, è a mezzo alla natura, e non è per scrivere la gente, già che la gente ha bisogno anche della città. Ganz wichtig erscheint mir, dass eine richtige Aufteilung im Tal oder im Ort vom Gewinn des Tourismus sein muss, weil wenn nur mehr große Betriebe und große Liftgesellschaften den Vorteil haben, dann irgendwann bildet sich dann auf der anderen Seite eine Gruppe, die gegen den Tourismus ist und die nichts davon hat, die nur die höheren Preise, die höheren Kosten, den Verkehr und den Wirbel sieht und dann wird es sicher ein Problem. Und an dem Punkt sind wir ja eigentlich fast angelangt. Es ist heutzutage schon so, dass die Leute bekommen Arbeit im Tourismus vielfach, aber die Arbeiten im Tourismus, das sind meistens nicht hochqualifizierte Arbeiten für die meisten. Und das sind viele Saisonstellen, das ist dann auch nicht. Und wenn ein junger Mensch in Gröden eine Arbeit sucht, die qualifiziert ist, dann ist er fast gezwungen, aus dem Tal zu ziehen. Und das ist sehr schade. Was ist der Tourismus der Masse, was ist ein Punkt zu tun? Also, ich vorgang der Jungs, kung Teig Stadt Rom, auch Teig Stadt La Grande, Cités, Borapray, was ist so. Nia grave, no? Naus qui vonclo, naus sunt jungens de pluca, ja que naus son angusé, qui ang tut più tranquillo, no? E poi nai el sambang te diz, oh, turismo de massa. Ma coc dit, naus ombang uduit cas di el massimo che pudon avai, e che naus adromia de plo. Naus mo sons veramente me chalet, de mantenir la struttura del chalet d'auzer la qualità de tot, auzer la qualità di hotel. La signora che tant di auzer, già che la qualità è da san alta, che si dice tutti i nostri signori, pur un po', sambang muss un effe fort chalet de tipite fort de plus al signor, a ciò che gli è anche contenta, già che il signor portant anche de plus. 20-30 anni fa si è puntato tutto sulla massa e di fare
di fare un turismo abbastanza veloce che porta i soldi e chi se ne frega del resto, cosa roviniamo o non roviniamo, o le tracce che lasciamo. Ultimamente abbiamo visto che bisogna curare l'ospite, andare sulla qualità, si vede anche nella nostra valle, qui abbiamo avuto un'esplosione di alberghi che si sono trasferiti da 3 stelle verso i 4-5 stelle, la qualità sta aumentando con passi giganti, nonostante anche i prezzi. Però io sono convinto al giorno d'oggi che la qualità è sempre vincente. Propi uni an sib d'auton che dan schuda che li cranza man andre un weis grust l'ancora li hotiei già ta fuch tanta plu granci che ia tre steil tanta quattro steil si li priculaus li van fuch plu plu tut ja me centra sul turista sul patin che van tlo i vuol udai la valle da bela condut da viert i per la gente tlo van il fat dollarata puoc. Tanti ovviamente decidono poi di prendere un'altra strada perché il lavoro di maestro di sci si riduce a 3 mesi possiamo dire di lavoro, ma dopo uno cosa fa? Se non ha una buona alternativa d'estate che va a lavorare da qualche altra parte o sempre nell'ambito della gastronomia per esempio, d'estate però ci sono troppi mesi morti, perciò uno se ha la possibilità di trovare un lavoro per tutto l'anno va via. Qua in questo bar non mi rendo neanche tanto conto dello stress che c'è in giro nelle baite, per esempio, o sulle piste. Da quello che sento anche da miei colleghi, così dicono tutti, siamo al limite, no? Perché veramente in questo periodo, come a Natale, è veramente strapieno. Massenturismus, den kann man sich nicht wegdenken. Es waren einfach weniger Leute früher. Das vom Massenturismus kann man nicht wegkommen, weil die Leute einfach da sind. Also man kann ein bisschen einschränken, aber weg tun kann man nicht, weil die Leute leben ja davon. Mi sembra sia tanto, ma molto ben strutturato rispetto ad esempio ad altre location italiane presenti nel territorio delle Alpi. Quest'area delle Dolomiti, forse anche grazie al fatto che sono patrimonio dell'UNESCO, per cui attirano tantissimi italiani ma anche stranieri, hanno una capacità recettiva molto alta. A partire dalla recettività sugli hotel, sui ristoranti, su tutti i commerci della zona, sono stati tutti molto proattivi nel voler accogliere Jaguar Land Rover, nel voler essere parte di questo progetto, anche solo venendo a curiosare, a prendere un caffè presso il nostro spazio o provando i nostri prodotti. C'è stata compartecipazione e non diffidenza nell'accogliere la nostra presenza e questo credo sia una bellissima base. Questa valle, essendo una valle traversale delle Alpi, è rimasta per tanti anni molto chiusa. E questo, con questo turismo internazionale, ci ha scosso un pochettino, ci ha svegliati in un certo senso. Abbiamo imparato a accettare diverse culture. Vedo anche tanta gente qui che ha cominciato a sposare gente da fuori. Non è più il cerchio chiuso della valle. Nason Forbel Rujnala Dinklo, i Ratik Tresel Turism, anche un vattel centra manondor long folgne de long rojon la ding i tabar si long fol la ding ali dan quel long tut per un gleich belli tenia mi lava ma io sticchi dis ma ca jo dut scrip un gleich in se früher war man frei und jetzt ist man total eingeschränkt durch die Menge von Leuten. Früher haben wir tun und lassen können, was wir wollen. Wir haben im Freien spielen können, wir waren eigentlich durchaus im Freien und heutzutage kannst du die Kinder nicht mehr alleine freien lassen. Wir waren den ganzen Tag allein und das ist durch die Masse von Leuten, die jetzt da sind, ein großer, gewaltiger Unterschied geworden. La persona normale che non ha a che fare col turismo, adesso io penso anche alle persone più anziane, no? Diventa abbastanza pesante. Però, insomma, bisogna conviverci, c'è sempre il rovescio della medaglia, no? Se vogliamo lavorare tutti e avere la possibilità di avere anche un certo benessere, un po' di sacrifici bisogna anche farli. Io ho allenato anche tanti ragazzi per lo sci, e tanto. Io credo che un po' tanto turismo chiaramente porta anche soldi, tanti soldi. E questo un po' per i ragazzi è anche forse un negativo, nel senso che stanno troppo bene e non hanno più quella passione di voler sfondare in qualche cosa. E questo sicuramente lo si vede ancora in altre nazioni più povere o in altre valli, che vedi ancora dentro
sto fuoco di voler raggiungere qualche cosa e forse questo un po' perché stanno veramente troppo bene, e non, nel senso quando devo iniziare a fare fatica allora iniziano un po' smettiamo, questo è troppo. L'errore che fanno quasi tutti è che quando vedono, in questo caso forse i soldi o un bambino che vede i regali, si incomincia a vedere solo in una direzione e si dimentica di vedere quello che succede intorno. Forse bisognerebbe qualche volta fermarsi un pochettino, guardare intorno cosa succede. Man hört manchmal, der Tourismus sägt am eigenen Ast, ne? Und das stimmt sicher bis zu einem gewissen. Das muss man schauen, dass es nicht zu weit geht.